Ciao a tutti amici, io sono Luca e bentornati nella mia casa in campagna. Se mi seguite anche nella mia pagina Instagram, qualche giorno fa avete visto che mi sono arrivati dei prodotti dalla Biochi. Oggi volevo mostrarvi l'utilizzo della vermiculite. La vermiculite molte persone non la utilizzano o molte persone non sanno cos'è, ma la vermiculite è un ritentore idrico biologico e è uno dei concimi che io più utilizzo per i miei scopi, soprattutto in quei casi in cui devo andare a seminare dei nuovi semi, quindi per il semenzaio questo è perfetto, ma anche per andare a fare le talee. La vermiculite è un concime che si utilizza soprattutto per andare a migliorare la nostra pianta, quindi con la vermiculite andremo a favorire un apporto di nutrienti alla pianta, favorendo la crescita, un miglioramento delle radici e una miglioria anche per quanto riguarda il marciume radicale, che grazie alla vermiculite sarà zero. La vermiculite potrebbe essere comparata alla perlite, ma la vermiculite riesce a potenziare la resistenza delle radici delle nostre piante. Senza dilungarmi troppo su quello che è la vermiculite e perché si utilizza, oggi volevo andare a mostrarvi come realizzare il terriccio perfetto per andare a mettere i nostri semi a dimora, quindi un terriccio veramente ottimo per il nostro semenzaio. Allora, l'occorrente per andare a realizzare il terriccio perfetto per la semina in semenzaio è un terriccio normale, quello che si può acquistare in tutti i supermercati e in tutti i garden, un po' di sabbia fina e vagliata e la vermiculite. Nella confezione vengono anche citate le modalità e le dosi applicative. In questo caso nel semenzai, vedete, c'è anche già scritto, dovremmo avere un rapporto del 20/25%. Quindi il passaggio successivo da fare sarà andare a mettere in un contenitore un po' di terriccio, che io di solito faccio sempre un 80% di terriccio, ma in questo caso che ho anche la vermiculite andrò a fare un 60% di terriccio normale un 20-25%. Poi io ragazzi faccio a occhio perché sinceramente l'ho fatto già altre volte e più o meno le dosi sono sempre quelle. Io ne faccio una dose che basti per 1/1,5. Io faccio delle dosi che si utilizzano per andare poi a colmare un plateau. Quindi ecco qua il 20% di vermiculite, un po' di sabbia, questa sinceramente faccio sempre a occhio. Anche la sabbia favorisce ed evita il marciume radicale. Bene, una volta mescolati i tre ingredienti insieme, mancherà solamente di andarli a mettere bene in un plateau con i nostri semi. Una volta fatto il nostro terriccio saremo sicuri che grazie a questo terriccio composto di sabbia, terriccio normale e un po' di vermiculite Biochi, saremo sicuri che la nostra pianta cresca nel modo migliore possibile e per quando spunterà, quindi per quando inizierà a germogliare, saremo sicuri che le radici, grazie anche alla potenza della vermiculite, cresceranno belle, forti e sane. Un altro consiglio che posso darvi è, una volta che i nostri semi abbiano germogliato, quindi sia cresciuta la pianta, andiamo a mettere un po' di vermiculite nella parte sopra, in modo tale che l'acqua con cui bagniamo le nostre piante ci trattenga soprattutto nella parte superiore, in modo tale che la vermiculite piano piano vada a rilasciare l'acqua e la nostra pianta
sarà sempre libera dai marciumi radicali, quindi saremo sicuri che la nostra pianta cresca nel modo più sano possibile. Sinceramente volevo fare un video molto più lungo e molto più dettagliato sull'utilizzo, ma ho pensato che la cosa migliore da fare era quella di andare a spiegare veramente il motivo per cui devi andarla ad utilizzare e cosa riesce a fare alle nostre piante. Quindi la vermiculite è veramente ottima per tutte le piante, sia per andarle a seminare che per andarle a rinvasare, eccetera eccetera. Io nella descrizione del video vi lascerò tutti i link per andarla a visionare e andare a vedere di quello che si tratta. Per chi ancora non la conosceva, spero di avervi spiegato l'utilizzo della vermiculite nel modo più semplice e basilare possibile. Se il video ti è piaciuto, metti un bel mi piace e commentami con qualche idea, qualche consiglio o un utilizzo che magari non ho detto durante il video, un utilizzo che magari fai te nelle tue colture ma che io non faccio. Scrivimelo pure nei commenti. Per questo video penso di aver detto tutto. Come sempre, è il tramonto. Ti saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!